City Report. Oh my God. E voilà, cari amici, nuova puntata di City Report con Hermes. Dove siamo, Hermes? Ci facciamo vedere un attimo dietro, vediamo se si riconosce dietro. Siamo all'ospedale Niguarda di Milano. Ma come mai siamo venuti qui? Perché ci hanno parlato di un posto non molto grande che però è in stato di abbandono. Un posto che una volta risultava molto utile a tutti quelli che venivano a trovare i pazienti in ospedale e anche a quelli che venivano a prendere l'autobus. Adesso andiamo a vedere che succede. Vi mostriamo tutto. Andiamo. E voilà, eccolo, siamo posizionati qui, ragazzi, oggi. Siamo qui dove c'è l'ospedale Niguarda, Padiglione Nord. Lo vedete? C'è gente che aspetta l'autobus e andiamo a farvi vedere questo posto che è il famoso chiosco. Come vedete ci sono tutte le scritte, Grado Lisiel, e guardate com'è ridotto. Ci sono i lavori in corso, vedo che stanno tagliando dei chiavi. E qui ci sono i bagni per gli autisti. E giustamente qua ci sono i tram. Mentre stiamo riprendendo comincia a diluviare, nonostante oggi sia stata una giornata veramente calda. Infatti siamo tutti a maniche corte, tenuta estiva già quasi da mese di luglio, e questa è la struttura che vi volevamo far vedere. Che cosa è diventata sta struttura? Beh, già da fuori potete vedere, c'è qualcuno che ci attacca il banchetto di metallo, un sacco di sporco, ma guardate già dalle scale che vediamo da qui. Guardate qui. E qui troviamo il nostro amico Hermes. Hermes, dai, di due parole, che te sembra di questo che dovrebbe essere una struttura ricettiva di fronte a un ospedale? Che qua ogni persona che passa butta la propria immondizia, neanche da pochi giorni, qua è roba di anni e anni, secondo me, non è mai passata nessuno a ripulire, e questo è quello che si trova adesso qua a giugno 2024. Andiamo a vedere l'altro lato, dai. Il chiosco dice bevete Coca-Cola, ma avete visto che da bere c'è veramente molto poco qui. Nel frattempo comincia a gocciolare, questi sono il posto dove la gente prende il tram in zona per venire anche in ospedale. E questa è la struttura. Guardate, qui addirittura hanno rotto, ci passa dentro il braccio. E qua si vede tutto quello che era il barettino di una volta. Sì. Esatto. Sì. E come vedi è tutto così, eh? Sì, sì, ho visto. Anche lì. È la ruggine che la sta facendo dal balcone. Qui la sala cinesca bloccata per fortuna ancora. Qui sono stati smontati i neon e prosegue. Siamo alla fermata del 5 Ortica. Oh, comunque il succo costava 8,88 euro, un po' caro. Una roba del genere, sì. Forse sarà quello il motivo per cui è chiuso. E qui ci sono i lavori, sono gli scavi, i pianti elettrici, i cavi per l'internet, tutti qua dentro. Ecco, vedete, è tutto bello spaccato anche qui. Chiudiamo qui, andiamo. E mentre stiamo tornando via, notavamo anche, vedete, a parte le lattine e lo schifo vario, che addirittura ci sono le telecamere, che sicuramente non funzioneranno più, dato il livello di ruggine che si trova. E questa è una delle tante sorprese che ci capita di vedere nella Milano delle attività produttive. Quella che continua a costruire, a cementare, ma che poi alla fine in molte zone perde i pezzi. E tutto questo non si sa perché, perché comunque guardate in che posizione siamo, cioè tra una fermata dell'autobus e l'altra, qua c'è addirittura l'edicola,
E questo è l'ingresso dell'ospedale. Mamma mia, certo che di gente in civile ce n'è, perché tutta sta roba comunque non è che è entrata qui per casa, eh. Ma quello mi sa che era un ombrellone proprio del posto, eh? Può essere, sì. E al fianco destro e sinistro c'è la gente che aspetta l'autobus di fronte all'ospedale. Che roba, Milano, degrado trash. Eccoci Hermes, abbiamo terminato questo mini city report flash per il chiosco del piazzale ospedale Niguarda. Che ne pensi? Penso che era una struttura che ha lavorato per tanti anni e vederla ad oggi in queste condizioni comunque non fa piacere, ecco. Quindi ne parleremo sul nostro city report e avviseremo insomma chi di dovere, le strutture del comune di Milano, per capire come mai questa situazione, perché guardatela, è veramente penosa, siamo a pochi metri dall'ingresso, certo, dell'ospedale Niguarda. Con questo è tutto con la City Report Flash, Tullio e Hermes, vi salutiamo, piove, Milano, tempo pazzo in questo metà mese di giugno, alla prossima City Report.